A Lecce, nella centralissima via Umberto I, vi è Palazzo dei Celestini. Considerato il monumento principe dell'architettura barocca di Terra d'Otranto, è uno tra i più raffinati ornamenti architettonici della città. Il palazzo oggi è sede del governo provinciale e della prefettura e prende il nome dall'ordine dei Padri Celestini, in quanto in passato, per 3 secoli, fu la loro dimora. Il prospetto è estremamente raffinato in ogni sua parte. Le finestre sono arricchite da elaborate cornici e da numerosi fregi in stile barocco, raffiguranti elementi floreali, frutti e altri raffinati elementi decorativi. Le decorazioni delle finestre del secondo ordine appaiono più esaltate, soprattutto nella loro parte superiore. Esse donano un effetto di grazia e di leggiadria volto ad ammorbidire la solennità delle rigide geometrie dell'intera struttura. Degno di nota è anche il portone d'ingresso posto al centro dell'edificio. La sua imponente struttura è in armonia con l'intera facciata, che rappresenta il simbolo più grandiosamente espressivo del 600 leccese. Superato il portone d'ingresso, si accede all'interno del chiostro, maestoso nella sua geometrica forma quadrata. Di notevole pregio artistico è il piccolo accesso che collega il chiostro dei Celestini alla chiesa di Santa Croce. La porta a 2 ante è racchiusa in una suggestiva cornice dall'elaborato disegno totalmente scolpito nella pietra. Uno dei locali più suggestivi è la sala in cui si riunisce il Consiglio Provinciale. Essa è caratterizzata da un soffitto ligneo a cassettoni, arricchito da vari fregi e dal simbolo della provincia di Lecce. Lo stemma fa bella mostra anche alle spalle dello scanno riservato alla presidenza e rappresenta un delfino con in bocca una mezzaluna. Il gabinetto del prefetto è arredato con preziosi mobili d'epoca e illuminato da un lussuoso lampadario. Il soffitto è riccamente affrescato con allegorie delle province di Terra di Lecce, Brindisi, Bari e Taranto, rappresentate in 4 grandi lunette. La cosiddetta Sala degli Stemmi conserva gli stemmi di tutti i comuni salentini. Essa funge da anticamera ad una serie di stanze e saloni sontuosamente decorati in ogni loro parte, tra i quali spiccano per bellezza il salotto rosso e il salotto verde, che sono alcune delle sale più preziose dell'intero edificio. Qui la presenza di tappezzerie, stucchi, marmi, lampadari di ogni sorta e genere dà un tono di eleganza a tutto l'intero ambiente. Molto caratteristica è anche la sala da pranzo, arredata con mobili antichi e austeri, preziosi come i dipinti che ne decorano le pareti, alcuni dei quali concessi in mostra permanente dal Museo Castromediano. Adiacente alla sala da pranzo vi è anche una sala biliardo adibita ai momenti di svago degli ospiti del palazzo.
Uno dei locali più importanti dell'intero Palazzo dei Celestini è il Salone delle Feste, detto anche Sala degli Specchi, dato che è provvisto di eleganti e preziose specchiere di cristallo. Questo grande salone ospitò in passato storici e fastosi ricevimenti e la visita di personaggi illustri del calibro di Ferdinando IV, Gioacchino Murat e Re Ferdinando II.